Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è giovedì 21 ottobre. Io ti invoco, Dio, perché tu mi rispondi. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Custodissimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali, nascondimi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, donaci di orientare sempre a te la nostra volontà e di servirti con cuore sincero. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza. Come infatti avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per l'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia, ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione e come traguardo avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Alleluia, alleluia. Tutto ho lasciato perdere, considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre. Madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Date partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente nella speranza dei beni eterni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.